vediamo, ci forma la razza, c'è un vantaggio per un in avanti del Recco. Ora l'arbitro fa, ferma il gioco e fa disputare la mischia per i ragazzi del Noceto. E Gino, mi senti? Il tempo, siamo allo scadere, mentre Recco sostituisce un proprio giocatore. Gino, mi senti? C'è il numero 14. Ha voluto imbrogliare l'arbitro, penso 14. Gino, mi senti? Gino? Allora, è l'ultima mischia, il gioco è ancora fermo, l'arbitro aspetta che venga formalizzata la sostituzione del giocatore del Recco. E ora si presta a comandare l'inizio del gioco, probabilmente sarà l'ultima azione. Vi ricordo che il Noceto sta conducendo per 13-3 sul campo della capolista Recco. Vittoria che dà grande morale, speriamo ai nostri giovani, per affrontare nel migliore dei modi il girone della seconda fase. Ed ecco, è finita! E il Noceto si aggiudica l'incontro qui a Recco. Noceto 13, Recco 3. Addirittura non concede neanche il punto bonus alla squadra locale. Grande Noceto, c'è da dire che oggi veramente una grande partita disputata sempre con grande concentrazione, attenzione, non ci sono state falle nelle placcate ed è stato, e sentite tutte le nostre tifose ragazzi che stanno esultando. Allora, vi stavo dicendo che il Noceto ha dominato questa gara pur soffrendo, perché c'è stato gli ultimi 10 minuti del primo tempo in cui il Noceto giocava in un uomo in meno grazie a due gialli. E saluto a tutti gli amici di Noceto, il nostro Besmi Metagliai, che ricordo è un ex, no Besmi, figa, mi vuole bene, figa, me ne basè. E ragazzi, Dino, mi senti? Claudio, se ci sei, ci sono qua, c'è anche Dino. Spanetti, il nostro Dino, grande giocatore di qualche anno fa. Aspetta che vado in campo, vado in campo. Vai Gino, che sei in diretta. Un saluto ai ragazzi di Noceto che sono là. Hai sentito Claudio? Ho sentito benissimo. Beh, Gino, ti ringraziamo molto di averci fatto assistere questi ultimi minuti della partita, e così avremo modo questa sera di festeggiare quando i ragazzi arrivano. Complimenti Leo, guarda, oggi sono stati in grande modo giocato da Dio. Non è vero che non ti serve la testa, perché la testa è sempre quello che fa qualcosa in più. C'è la testa un essere fisico. Oh ragazzi, Claudio qua adesso lascio soli i ragazzi. Senti, no, ti faccio sentire, ti metto in viva voce così senti anche i discorsi della squadra. Ricordiamoci sacrificio per l'intera questa partita, ok? Dai, si riparte. Grazie ragazzi! Ragazzi, vi aspettiamo tutti quanti questa sera. Bravi, complimenti. Vengo dopo. Ciao.